Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di domenica 18 dicembre 2022. Finalmente, dopo tante partite, finalmente dopo tante discussioni, molte delle quali troveremo anche oggi sulle copertine dei quotidiani, siamo arrivati all'ultimo atto della Coppa del Mondo. Coppa del Mondo che oggi avrà un padrone, sarà un uovo vecchio, nel senso che o sarà l'Argentina e quindi nuovo, oppure sarà la Francia e quindi vecchio e conserverà il titolo. Qualunque squadra riuscirà a trionfare questo pomeriggio si laureerà campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Naturalmente nel caso dell'Argentina un'attesa che dura dal 1986 e dal trionfo di Diego, e da lì poi tutta la retorica legata a Diego Messi. Dall'altra parte invece la Francia che dal 1988 riuscirebbe a conquistare tre titoli mondiali in poco più di 20 anni, insomma, quindi un grandissimo traguardo per il calcio francese. Vedremo questo pomeriggio. Nel frattempo ieri la Croazia ha battuto il Marocco 2-1 e si è confermata sul podio, cosa che le accade sempre nella storia dei mondiali da quando la Croazia partecipa, perché ogni volta che ha superato i gironi è arrivata poi almeno diciamo al terzo posto, ecco. Però andiamo a vedere le prime pagine dei giornali, perché ieri, dopo la notizia di 2 giorni fa della scomparsa di Siniša Mihajlović, ieri è arrivata un'altra notizia che ha turbato il mondo sportivo, e cioè la scomparsa di Mario Sconcerti, improvvisa. Il grande giornalista ci ha lasciati e quindi insomma si è andato ad aggiungere un po' di tristezza dopo la scomparsa di Siniša. Andiamo a vedere allora la Repubblica. Cominciamo dalla Repubblica, che in basso vedete qui mette la parte legata allo sport. Da una parte c'è l'editoriale di Paolo Condò che dice: chi vince oggi non sarà la squadra più forte al mondo. Dall'altra parte invece addio a Mario Sconcerti, inventò lo sport di Repubblica. Questa è la prima pagina del quotidiano. Poi andiamo alla Stampa. La Stampa in alto, vedete in taglio altissimo, mette da un lato Mario Sconcerti, eccolo qui, Mario Sconcerti, l'uomo libero, sempre dall'altra parte, e in mezzo il dibattito con Mihajlović e la leucemia affrontata umanamente, e poi a destra c'è Francia-Argentina, finale da numeri 10. Questo duello tra Mbappé e Leo Messi sarà poi il tema portante soprattutto della stampa sportiva estera. Questo invece è La Stampa. La Verità al centro, vedete oggi la finale di un mondiale da cancellare. Ovviamente ci sarebbero, ma noi qui per l'amor del cielo non ne parliamo, tutti i temi legati al cosiddetto Qatar Gate, le voci della corruzione, questo, quello, quell'altro. Io non mi occupo di queste cose, ognuno si fa la propria idea. Insomma, diciamo che dal punto di vista della correttezza, a partire dall'assegnazione, tutti abbiamo dei dubbi, ma insomma ci sono anche dei tribunali che se ne sono occupati. Dal punto di vista poi diciamo di un mondiale da cancellare, ognuno la pensa a modo suo. C'è chi ha deciso per andare contro questi mondiali in Qatar di non guardarli, c'è chi ha deciso invece di seguirli, c'è chi ha deciso di seguirli contestando. Insomma, ognuno poi è libero di fare, ci mancherebbe, quello che crede. In ogni caso, questo è il titolo della Verità. Sul Tempo si ritaglia qui a destra, vedete la sfida nel deserto. Tra Messi e Mbappé in palio il mondiale. Oggi la finale Argentina-Francia, la foto è proprio dell'abbraccio tra Kylian Mbappé e Leo Messi con la maglia del Paris Saint-Germain. Questo per quel che riguarda il Tempo. Sul Mattino, anche qui al centro, mondiale ultimo atto alle 16 Argentina-Francia con la Croazia terza, Messi-Mbappé una corona per due. Qui i primi cenni all'amichevole di ieri, perché ha perso anche il Napoli, per la soddisfazione diciamo di qualche tifoso del Milan che dice: il Napoli vince anche tutte le amichevoli. No, ieri ha perso con Villarreal, finisce 2-3 l'amichevole al Maradona, la sbandata degli azzurri nel test spagnolo. Quindi vedete insomma che poi alla fine queste partite qua dal punto di vista del risultato contano pochissimo. Questo il Mattino. Andiamo al Resto del Carlino. Resto del Carlino che in alto presenta, vedete, la foto di Siniša Mihajlović, domani funerale a Roma, la figlia dice un supereroe, ricordo di Casini, Bologna lo amava. E poi al centro invece: affare fatto, accuse e inchieste, ma il Qatar ha ottenuto ciò che voleva. Max incassi ai mondiali, corruzione nell'Unione Europea, tesoro della cricca,
insomma tutte cose che poi dovranno essere accertate, ma ecco, diciamo che ci potessero essere dei legami anche col Paris Saint-Germain, avete letto sicuramente di Sarkozy, finito in mezzo a tutte queste vicende, non è che ci volesse proprio il mago Telma per immaginarlo, però noi lo immaginiamo, dopo saranno i tribunali eventualmente a stabilire colpe, accuse e quant'altro, noi immaginiamo, noi facciamo così, diciamo opinione tra di noi, ci vi raccontiamo e ecco. Veniamo ai quotidiani sportivi, cominciamo dalla Gazzetta dello Sport. Messi a un passo da Diego, Mbappé sulle orme di Pelé, il finimondo. Argentina-Francia, una finale da leggenda, il Qatar elegge i nuovi re, sogno di Scaloni, Deschamps per il bis e la sfida agli italiani. Commento Luigi Garlando su cosa, sui cari azzurri e cosa dobbiamo imparare da questo mondiale. Io da primo spunto, ecco, poi vi lascerò naturalmente il piacere all'interno della Gazzetta di leggervi questa cosa. Il primo spunto è: cosa dobbiamo imparare da questo mondiale? Intanto a qualificarsi. Questo potrebbe essere già un inizio in vista del prossimo torneo che si giocherà tra Canada, Stati Uniti e Messico. La grande prova dei 10, Leo oramai più, Kylian gioca più leggero. Poi qui a sinistra vedete la parte con la lettera di Zdeněk Zeman: come un papà col figlio porterò sempre con me l'ultimo bacio di Sinisa. Qui una foto alla presentazione del libro di Zeman, erano i primi giorni di dicembre e nessuno insomma immaginava che poi ci potesse essere così rapidamente un epilogo così triste come la scomparsa di Sinisa. Quante lacrime per Mihajlovic, le figlie dicono era il nostro eroe. Poi in basso anche l'addio, vedete, a Mario Sconcerti, maestro di giornalismo autorevole ed originale. L'intervista a Dzeko che dice Inter gennaio decisiva, io con Lukaku perché no, così possiamo rimontare gennaio decisiva, ma anche i primi di febbraio quando ci sarà il derby e poi la Supercoppa ovviamente nel calendario. Insomma, ne abbiamo parlato due giorni fa, venerdì, per quel che riguarda il calendario del Milan alla ripresa del campionato. Questa è la Gazzetta dello Sport. Anche il Corriere dello Sport dedica spazio naturalmente al mondiale, ma anche a Sofia Goggia che vince nonostante la mano rotta e l'operazione. L'ultimo tango di Leo, vedete la parte centrale dedicata al mondiale. Argentina-Francia alle 16 chiude il sipario del Qatar. Messi contro Mbappé, un mondiale per fare la storia. Alvarez vicino alla pulce, nodo Giroud, c'è Turam allo stadio, 90.000 tifosi. Infatti notizia ieri tardo pomeriggio che insomma Olivier Giroud avrebbe un problema al ginocchio, ginocchio che tra l'altro si era toccato ampiamente nel corso della semifinale, e potrebbe questo pomeriggio non partire titolare con Marcus Thuram al suo posto. E ovviamente se, come dire, la cosa ci potrebbe parzialmente interessare per quel che riguarda la nazionale francese, anzi diciamo che pure che non ci interessa un granché, naturalmente il tutto diventa più complicato nel momento in cui andiamo a pensare al Milan e alla ripartenza di una stagione che vede Origi sempre un po' più di qua che di là, un po' più di là che di qua, Ibra ovviamente non disponibile, Giroud speriamo di no, e quindi si deve fare anche questo di conto. Questa per la parte dedicata al mondiale. In basso, a proposito di mondiale, Modric ancora sul podio, la Croazia batte il Marocco e arriva terza, mentre al Napoli Osimhen e Kvaratskhelia non bastano. La Juve invece vince la sua amichevole contro l'Arsenal, colpo della Juve a Londra. L'Inter pareggia con il Betis in tutte queste amichevoli, e poi in alto vedete il cordoglio dal mondo, Mihajlovic quanto amore, una grande eredità, e a destra l'addio a Mario Sconcerti, amico geniale, titola il Corriere dello Sport. Andiamo a vedere Tutto Sport. Tutto Sport ovviamente celebra la vittoria della Juventus in amichevole contro l'Arsenal, ma anche Sofia Goggia, vedete qui a destra la sua foto, e in basso c'è Mihajlovic, l'esempio di coraggio, e poi l'altro lutto, quello di ieri, con l'addio a Mario Sconcerti. In alto invece la parte dedicata al mondiale. Fateci impazzire. Qui ci sono, come sempre, Messi e Mbappé, i due numeri 10. Alle ore 16, Argentina-Francia. Lo stadio sarà quasi tutto per Messi, deciso a ridare il mondiale al suo paese 36 anni dopo Maradona, ma Mbappé ne vuole due di fila, come Pelé. Croazia terza, 2-1 al Marocco. Questo Tutto Sport. Un giro veloce sulla stampa estera per quel che riguarda il mondiale. Questo è AS, vedete c'è questa foto con la coppa in mezzo e da un lato Mbappé e dall'altra Leo Messi alle 16.
Ci sarà soltanto un re in questo pomeriggio di domenica. La stessa apertura è sull'Equipe, anche qui con il duello tra numeri 10 per l'eternità. Vedete sia Messi che Mbappé che baciano la Coppa del Mondo. E poi anche Mundo Deportivo mette, come dire, mette proprio i due giocatori più rappresentativi a immagine di questa finale mondiale. Anche su Marca, vedete, c'è una finale tra le stelle con Leo Messi e Kylian Mbappé, protagonisti della Coppa del Mondo, ma in alto anche Luka Modric, che ha vinto con la Croazia la medaglia di bronzo, arrivando terzo alla Coppa del Mondo. Questo è tutto per oggi, io vi auguro una buona domenica, naturalmente ci sentiremo dopo la finale del mondiale per commentare insieme Argentina-Francia.